Cari amiche e cari amici, ben trovati a tutti. Ritorno all'Isola dei Conigli. Sì, siamo a Pag, località di Novalia, dove l'anno scorso avete visto un video molto interessante dedicato a che cosa? La caccia di contenimento al coniglio selvatico, che qui ce n'è un'infinità. Vanno cacciati, vanno prelevati il più possibile, proprio perché ormai la popolazione è diventata qualcosa di bestiale. Perché? Basta guardare il panorama dove noi ci troviamo. Il coniglio, si sa, si riproduce come un coniglio, ma quando trova attività antropiche legate alla coltivazione, un ambiente consono, tende a moltiplicarsi a dismisura. E quando si moltiplica a dismisura il problema diventa grandissimo per la specie stessa. Innanzitutto i danni che crea a agricoltura e pastorizia, perché va anche a incidere dove ci sono i territori dove ci abbiamo pecore soprattutto, e Pag è famosa per la produzione di formaggi, agnelli, altre cose, e crea dei grandi problemi. Quindi va contenuto anche per salvare oltretutto anche tutte le attività agricole legate. Pensate che qui sono arrivati ad attaccare anche le viti e mangiano l'uva, ce ne sono un macello. E poi per la popolazione stessa di conigli, che quando diventano troppi e diventano veramente un problema per loro stessi, vengono a calare le sostanze trofiche di cui si nutrono, perché essendo troppi incidono tutti sullo stesso territorio. E in più cosa succede? Meno principi nutritivi, più facilità di essere esposti alle malattie. E quindi, tra cui la terribile mixomatosi che se arriva stermina la popolazione. Per conservarli si pratica questo tipo di caccia, cioè è una caccia molto semplice. A rastrello si gira e si cerca di abbatterne il più possibile. È totalmente etica, quindi è di impatto praticamente zero. Serve a conservare la specie. Tecnicamente quindi è molto facile. Vediamo che cosa utilizzeremo oggi come strumento. L'abbigliamento basta essere ad alta visibilità. Una doppietta calibro 20, in questo caso la nostra appena rimessa a nuovo poli lapis, e ovviamente le munizioni, che saranno in questo caso piombo 7,5, e in questo caso utilizziamo una Silver Queen della ALG dispersante, perché è un tiro molto molto impegnativo e difficile, perché i conigli schizzano, lo chiamano il beccacino terrestre. E in seconda canna terremo, eccole qua, speciale borra, piombo 6, per tiri un pochettino più lunghi. Quindi nella canna prima che abbiamo cilindrica andremo con un 7,5 dispersante, che usiamo come seconda canna da beccacce, sempre della LG, eccola qua, Silver Queen. E seconda canna 3 stelle, andiamo su una speciale borra, sempre LG, bellissime, fra parentesi come cartucce, piombo 6. Il resto si gira. Si sta molto attenti anche dove sono gli altri, vedete siamo tutti iper ad alta visibilità, perché tocca sempre stare molto attenti e prudenti, e si cerca di prendere più conigli possibili, che tra parentesi sono anche buonissimi da mangiare, quindi non va sprecato niente. Beh, adesso vedrete le immagini e poi dopo faremo qualche riflessione finale. Nel frattempo, in bocca al lupo a noi. Ecco, adesso stiamo entrando proprio nel territorio di caccia. Innanzitutto vi facciamo vedere come funziona. Abbiamo lasciato le macchine qua e ci siamo divisi in 3 gruppi, battendo un po' così, come che gli altri facciano un po' quasi da battitori e spostano gli animali da tutte le parti. Adesso è molto semplice, bisogna procedere con fucile ovviamente chiuso, perché siamo già in territorio di caccia, molto attenti sempre dove sono gli altri per evitare incidenti, e tecnicamente è una caccia a rastrello, quindi vagante, si arriva nei posti quasi di agguato, dove dobbiamo fare sia il cane che il cacciatore. Quindi da adesso in avanti silenzio e si procede circospetti a cercare i conigli. Bellissimo tiro, veramente una roba come sparare in una beccaccia, ragazzi.
Ecco qua, perfettamente abbattuto. Vedete le assonanze, cuniculum, cunicolo, eccole, le tane che fanno dappertutto i conigli, con varie uscite. Vedete, eccone ancora, sempre tutte le loro tane, queste sono quelle dove in Sicilia, dove hanno forgiato una razza di cani che sono i cernechi dell'Etna, proprio per cacciare specificatamente il coniglio selvatico, ma usano da sempre anche un musteli del furetto. Veniva lasciato il furetto, la gente si appostava e da lì poi dopo sparava i conigli quando uscivano, perché molti si rintanano ovviamente in questi buchi, in queste terre, in queste tane che loro hanno fatto, e il furetto serviva proprio a stanarli. Bei tempi, ragazzi! Allora, per stamattina una buona parte del lavoro l'abbiamo fatto, stiamo cominciando a tirar fuori un po' di conigli, sento gli amici che sono tornati anche loro, non so cosa hanno fatto, ma lo vedremo dopo in un altro video fatto apposta dove li intervisteremo e parleremo di tutto. Ecco, questo qui credo che sia un prelievo più che soddisfacente per appena appena un'oretta e mezza di caccia. Ne abbiamo sbagliati 2 o 3, alcuni altri sono andati via impossibili, però questo è stato il risultato della mattinata. Ancora sono le 8, forse un'altra mezz'oretta la facciamo, perché come dico, il prelievo in questo caso, ragazzi, va fatto. L'abbiamo visto, guardate, se li analizzate, ci abbiamo dagli adulti, maschi e femmine, fino ad arrivare a quelli della prima cucciolata di quest'anno, questa qua è la seconda, forse la terza. Ragazzi, se non si fa questo tipo di lavoro è un disastro. È un disastro, come dicevamo, per l'agricoltura, per le attività umane, per la pastorizia e soprattutto per la specie in quanto tale, che va contenuta in questo modo, perché qua trova il suo paradiso terrestre e ovviamente, come ogni specie, tende a moltiplicarsi. Benissimo, avete visto gli attrezzi che abbiamo utilizzato, non ci vuole niente di più, un paio di comode pedule, anche se caldo, in questo caso io ho i miei crispi Lapponia che sono studiati apposta per i climi caldi, ci si trova benissimo, non pensate di farlo con le scarpe da ginnastica perché rocce e altro è un disastro, buoni pantaloni abbastanza freschi, in questo caso i nostri pantaloni leggeri della BM Hunting, che sono favolosi anche perché tutti ricoperti fino qua e proteggono anche da quelli che sono i rovi, le robe che possiamo trovare. E poi mi raccomando, per fare questo tipo di caccia, alta visibilità quando camminiamo, quindi capi ad alta visibilità per essere visibili dagli altri, perché gli incidenti di caccia sono una roba che fa schifo, proprio no, io vorrei che fossero ridotti completamente a zero. Beh ragazzi, questa volta, anche se abbiamo gire di Mr. Mix con i miei cursor sempre sul cuore, di cani non li abbiamo portati, a breve ricominceremo a muoverli sulle quaglie. Nel frattempo, come dico sempre, buona vita a tutti!